Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lailu ed oggi partiamo con una nuova miniserie, tre puntate dedicate a come settare alcuni tipi di camere. In particolare oggi andremo a vedere come impostare la Sony A6300, A6500, ma anche A7S, A7S2 per registrare dei video in alta qualità e in particolare come io l'ho settata per girare i videoclip che realizzo. Sono tutte impostazioni per girare in manuale, quindi se utilizzate l'autofocus non vanno bene, perché lo sapete, io utilizzo esclusivamente il manuale e quindi la prima cosa da fare è switchare sulla ghiera qui in alto in modalità video manuale e poi entrare nel menu. Della prima schermata in realtà ci interessa praticamente nulla. Andiamo direttamente nella seconda pagina. Formato file mi vado a switchare tra l'XAVCS in 4K e l'XAVCS in HD. 4K che imposto a 25 a 100, quando lavoro in HD imposto il 50 a 50. Questo semplicemente perché questa camera non mi permette di girare in slow motion in 4K. Faccio questa cosa semplicemente perché così almeno le riprese che non devono essere in slow motion me le giro in 4K e quindi ho quella possibilità maggiore di post produzione a livello di crop ed altre cose. Andiamo ancora avanti e ci spostiamo passo su esposizione che io tengo impostato a 0,3 EV. Andiamo ancora avanti e modo di misurazione esposizione io me lo tengo impostato su spot. Che cosa vuol dire questa impostazione? Switchando su queste tre modalità andiamo semplicemente a dire alla nostra camera quale parte del frame deve misurare per determinare l'esposizione corretta. Io mi vado a impostare la misurazione spot, che è praticamente utile quando abbiamo il soggetto in controluce, perché tende a misurare la parte proprio centrale del nostro frame e quindi è comoda in queste situazioni, o anche quando abbiamo tanto dislivello tra il soggetto e lo sfondo. Effetto immagine ovviamente lo tengo disattivato, mentre profilo foto lo imposto su PP7, che sarebbe l'S-Log2. L'S-Log2 che però vado a modificare è semplicemente il modo colore, me lo vado ad impostare in gamut 3 cine perché ho un modo di colore un po' più tendente al cinematografico, e mi tengo l'S-Log2 piuttosto che l'S-Log3 perché comunque l'S-Log2 è più lavorabile anche nel momento in cui ho poca luce. Riesco comunque in post produzione a lavorarlo meglio rispetto all'S-Log 3, che in alcune situazioni è veramente impossibile. Il motivo per il quale vado ad utilizzare l'S-Log piuttosto che un profilo flat simulato o lavorare in modalità normale piuttosto che cine, piuttosto che qualsiasi altro tipo di profilo foto che c'è qui su queste camere, ve l'ho già spiegato in un altro video e trovate il link per guardarlo sia nella scheda che in descrizione. Andiamo ancora avanti, ci troviamo ISO Alta NR. Questa sarebbe la sensibilità, chiamiamola così, dell'ISO, nel senso quando si tende ad alzare l'ISO, già ve l'ho spiegato in un altro video, si tende a generare del rumore. Tramite questa impostazione la camera cerca di diminuire il rapporto che c'è. Tanto ISO alziamo, tanto rumore si genera. Quindi se viene tenuta sul normale, così come la tengo io, vado ad impostare normalmente una riduzione d'ISO. Se la teniamo su basso ovviamente lavora pochissimo, se la disattiviamo ovviamente più aumentiamo l'ISO e maggior rumore abbiamo, quindi vi consiglio di tenerla impostata sul normale. Andiamo ancora avanti, ci spostiamo direttamente nell'altra finestra e ci troviamo la zebra. La zebra praticamente è quella funzione che ci fa vedere effettivamente quando una nostra ripresa ha alcune parti sovraesposte che stanno iniziando a perdere informazioni. Io me la sono impostata sulla sezione personalizzata. Nello specifico ho tenuto un tipo di standard più gamma. Lo standard l'ho impostato a 70 e la gamma l'ho impostata tra più e meno 5. Questo perché così quando lavoro con l'S-Log 2, nel momento in cui inizio già ad andare in un punto in cui c'è una minima sovraesposizione, la camera me la segna direttamente sul mio monitor e quindi so che devo scendere un pelo di esposizione. Continuando a scendere ci ritroviamo su visualizza simbolo, ovviamente è da tenere attivato perché se andiamo su impostazione simbolo qui possiamo andare ad impostarci le famose bande nere. Allora io il centro ce l'ho attivo perché così posso vedere effettivamente qual è il centro del mio frame. Il formato è impostato a 2,35, che è appunto il formato delle bande nere classiche cinematografiche. La cornice guida possiamo attivarla come disattivarla, ovviamente dipende dalle nostre preferenze. La cornice guida non è nient'altro che una griglia terzi che viene visualizzata abbastanza pesantemente sul monitor, quindi io me la attivo soltanto in alcune situazioni, non sempre. Visualizzazione di livello audio ovviamente me la tengo attiva perché almeno riesco a vedere direttamente a monitor se l'audio sta entrando, se ho dei problemi a livello di
volume. Livello effetto contorno è il focus pinging, che non lo tengo in realtà sempre attivo, e possiamo ovviamente andare ad impostare quale valore vogliamo, quindi se lo vogliamo alto, medio, basso, e poi possiamo andare ad impostare anche il colore che vogliamo avere con il focus pinging, rosso, giallo e bianco in questo caso. Dicevo, non me lo tengo sempre attivo perché nei playback soprattutto cerco di voler vedere la faccia e l'espressione del mio cantante. Quando ho il focus pinging attivo, in realtà questa trasmissione di emozioni la perdo, perché sto molto più a pensare se è tutto quanto a fuoco. In realtà sui playback mi serve anche relativamente che sia sempre tutto a fuoco, perché vado a giocare parecchio anche io con la messa a fuoco manuale, e quindi in quel caso me lo tengo disattivato. Mentre tutte quante le altre situazioni in cui devo essere sicura che effettivamente il mio soggetto o comunque la mia scena sia a fuoco, allora me lo vado ad impostare ad un livello alto. Continuo ad andare avanti. Scatta senza obiettivo, ovviamente è da abilitare nel momento in cui andiamo ad utilizzare delle ottiche manuali, che quindi non hanno l'elettronica, perché nel momento in cui andiamo ad utilizzare un'ottica manuale, se ce l'abbiamo disabilitato, ovviamente la registrazione non partirà e quindi è da attivare. Nella pagina 7 invece abbiamo tutte quante le varie impostazioni per andare a settarci i tasti funzione e magari impostare il tasto REC piuttosto che dove c'è il tasto REC sul tasto C1. Insomma, questa è una sezione che dovete vedervi da soli per impostarvi effettivamente la camera come più vi piace, per avere i tasti nei posti che vi servono, e quindi su questa parte non mi soffermo. Se poi invece ce ne andiamo sull'ultima finestra, c'è la sezione assistente visualizzazione gamma. Questo è fondamentale quando giriamo il log. Io ce l'ho impostato su automatico e praticamente questo assistente gamma mi va ad applicare una sorta di 709 nel momento in cui vado a girare il log. Ovviamente se giro il log 3 me lo fa vedere in un certo modo, se giro il log 2 me lo fa vedere in un altro modo, se giro in modalità non log ovviamente non si applica nulla. Però praticamente quando io giro vado a vedere la ripresa come se fosse già colorata, riportata ai colori normali, e questo è fondamentale per riuscire ad esporre correttamente il log, per poter riuscire a fare anche un buon bilanciamento del bianco. Insomma, avere una visualizzazione gamma in ripresa ci fa evitare un sacco di errori, quindi io vi consiglio di tenerlo attivato, ovviamente su automatico, così se per caso un giorno cambiate tra log 2 e log 3 non dovete andare a rimpostarvi il gamma un'altra volta. E la cosa ovviamente importante che vi voglio dire è che è semplicemente una cosa che vedete sul monitor, quindi la ripresa viene comunque girata in log piatta, nel momento in cui la vedete sul computer è in log e piatta, però voi dal monitor la vedete post prodotta, quindi è una cosa molto molto utile. E basta, sono soltanto queste le impostazioni utili per settare al meglio una Sony mirrorless 6003, 6005, 7S, 7S2. Non so se queste impostazioni vanno bene anche con altri tipi di mirrorless Sony che non vi ho elencato adesso, che sono uscite fino ad oggi, che sto girando, di gennaio 2019. In caso potete provare e potete farmi sapere con un commento qui sotto se avete trovato delle cose abbastanza simili col vostro menu. Io la camera l'ho impostata così e ci ho girato anche un bel po' di videoclip in queste impostazioni. Tutti quanti i video che ho fatto da quando l'ho comprata l'ho girato così, fino a che poi non ho avuto la GH5 che mi sta riprendendo in questo momento. L'unica cosa che vi posso consigliare è di capire bene come funziona il log, quindi vi rimando ancora al video che ho realizzato in cui vi ho spiegato come usare il log. Il log sulla Sony si deve sovraesporre a destra di più 2 o più 1,7 per riuscire a lavorarlo bene in post. E nient'altro, non ho nient'altro da dirvi, se non che spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Mi raccomando, fatemelo sapere con un bel commento qui sotto, fatemi sapere se questa serie vi piace, perché ho in mente di portare un video dedicato alla GH5 e GH5S e un altro video dedicato a una Canon che sto ancora decidendo quale possa essere. Mi raccomando, lasciate un mi piace, condividete il video con i vostri amici videomaker e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così potete rimanere aggiornati su tutti quanti i prossimi video che realizzerò. In descrizione ci sono sempre link ai miei social, al gruppo Facebook, al canale Telegram, insomma c'è il mondo, guardate la descrizione perché ci sono tante cose utili e interessanti. E io come ultima cosa vi ricordo che noi ci vediamo ogni martedì e venerdì con un nuovo video sempre qui su YouTube con me, da Lilù, ciao!